Dopo il match del Mönchengladbach, Mr. Grosso, i ragazzi si riprenderanno in fretta. E la prova del 9 era attesa proprio contro il Sassuolo. 4-0 proprio contro la formazione ospite che praticamente non oppone resistenza. Un punteggio netto, arrivato grazie ai gol di Clemenza, autore di una doppietta, Padilli e Romagna. La Juve che scende in campo con una t-shirt dedicata a Simone Muratore, vittima dell'infortunio, risolve il match praticamente già nel primo tempo, partendo subito forte. I biancolini si fanno vivi nei primi minuti dalle parti del portiere Emiliano con Castrano si è cassata. Le azioni pericolose del primo quarto di gara sono il preludio alla rete del vantaggio, messo a segno da Clemenza al 25esimo su calcio di rigore, segnato per un fallo di mano. Sbloccata la partita, la Juve gioca bene e va vicina in più di un'occasione al raddoppio con Maček e cassata. Al 42esimo del primo tempo ancora Clemenza, protagonista di una splendida azione personale e dell'assist che manda in rete Favilli. Con il punteggio di 2-0 e con un bel gioco mostrato in campo, i bianconeri vanno a riposo. Nella ripresa il campione praticamente non cambia, la Juve ormai controlla, non smette di cercare di colpire il Sassuolo, praticamente non risponde. Lo fa solo al 33esimo, la ripresa con una ripresa di Apelli che si stampa sulla traversa di Odero. È il momento di chiudere definitivamente il match. Ci pensano ancora Favilli e Clemenza, insieme a Udo, che se ne va sulla destra, crossa per Favilli, sul colpo al volo e sulla traversa vincente invece il tapin di Clemenza, che segna la doppietta personale. Prima del fischio finale c'è ancora gloria anche per Romagna, che sfrutta una ribattuta del portiere del Sassuolo Vassallo su una insidiosissima punizione di Pellini.